Bella ragazzi, sono un peppe nel cuore. Allora, ieri c'è stata la partita Torino-Wolverhampton che purtroppo ha visto sconfitto il Torino per 2-3. Torino che pressava poco, la debolezza della difesa era troppa, si è vista anche sul terzo gol di In quello culo ha che... fatto una. Un culù, scusate per non culù, è quello là. Un culù praticamente si è scrostato sull'arrivo dell'attaccante Raul Jimenez del Wolverhampton e il Wolverhampton ha fatto il terzo gol. Ma comunque è una sconfitta che secondo me ci sta, ma si poteva anche evitare perché il Torino ha giocato bene, ha fatto una buona partita. Il 63% palla, 63%. Insomma, ha fatto una bella partita. Ci serve un'impresa per il Torino, ma le speranze ce ne sono e non poche. Ragazzi, domani finalmente ricomincia il campionato. Bentornata Serie A. Alle 20 uscirà il post partita di Non si sa, non sappiamo ancora se riusciremo a fare il video della Parma Juve Juve. domani, perché è il compleanno di nostra zia che fa 80 anni. Vabbè, però facciamo il video e poi andiamo subito là. Magari lo carichiamo domani e non ne facciamo nessuno, ma dopodomani ci facciamo perdurare caricandone due. Ben due video. Va bene, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Secondo voi il Torino, con qualche innesto in più, riuscirà a ribaltare la partita contro il Wolverhampton? Secondo voi, se arriva in Europa League, che percorso farà? Fatemi sapere, qua ci sarà il fuoco sotto nei commenti mentre io parlo. Va bene, fatemi sapere cosa ne E pensate. se raggiungiamo 4 mi piace. 10 mi piace, no, 7 mi piace, 5 mi 5 piace, mi piace. entro domani a mezzanotte, quindi quando già sappiamo il risultato di tutte e due le partite, faremo la reaction in live delle partite delle 6 di Serie A. Le Quindi partite delle 6, quali? Quelle di domenica? le 6 partite di Serie A alle 20:45. Bella. Quindi spolliciate appena un passo e noi ci becchiamo. I miei piace non prendono quelli spolliciati finché non me lo prende. Noi ci becchiamo nel prossimo video. Bella!